Ciao ragazzi, oggi è l'ultimo giorno in Bulgaria e andiamo a far colazione fuori. E visto che non abbiamo parlato tanto di prezzi, vogliamo far vedere quanto ci costa una giornata fuori. Giorno Bulgaria, andiamo a far colazione? Buongiorno. Fame? Sì. Buongiorno. Buongiorno Burg Burg. Buongiorno. Dai però. Pure il fino spinato. Sì. Ehi. Totalmente abbandonato. Ehi. Secondo me è una base militare. Certo, ma tu vedi in base militare dappertutto. Ha bisogno di zuccheri, ha bisogno di mangiare, Matteo. Io ho ancora 25 leva, basteranno per la giornata? Forse è meglio prelevare ancora qualcosa. Altri 30 leva prelevati. 20, 30, 40, 50, 55, 60. Sembra di avere un sacco di soldi, in realtà sono solo 30 euro. Bulgaria, gli alberi storti sono la normalità. Siamo arrivati al nostro locale. Allora, nel locale dove volevo andare io ci hanno cacciato perché hanno chiuso la zona perché devono fare dei lavori sul tetto. Va bene, andiamo a un altro che ho trovato. Dovrebbero esserci anche dei buoni croissant. Davvero? Allora ci andiamo! Cielo! Molto 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 nazionalisti, come si può vedere. Ok, can we pay by card? Yes. Just a large cappuccino? Large cappuccino. Ok, just a second. Allora facciamo colazione con tre mekiza. Che buona! Anche da appena fatte sono più buone. Sui calde erano più buone. Mamma ha preso il croissant. croissant. Un cappuccino grande, un espresso per la zia. Noi lo dividiamo tanto ce l'è tanto. Totale 14 leva. All'incirca 7 euro. Vogliamo andare a questa casa museo di Van Vazo. E mappe di Apple me lo dà chiuso permanentemente, mentre Google Maps me lo dà aperto. Chi avrà ragione? Allora proviamo questo qui in arancia. Mi ce l'ha dato proprio con la Jurassic Park. Dove? Guarda, col dinosauro. Siamo stati al mini market e abbiamo preso tipo waffle. Con dentro del E poi questa cioccolato. bevanda qua che l'altra volta abbiamo preso al limone che sembrava Biokettasi e voleva provarla all'arancia. Totale 2,70 leva. 2,70 euro. Ogni giorno. Al mattino fa freddo, 5-6 gradi, e dopo una certa ora che esce il sole poi comincia a fare caldo. Abbiamo sempre trovato bellissimo tempo. Sì. Abbiamo sporcato l'Unicredit. Sempre sfruttiamo gli attraversamenti della metropolitana per passare da sotto e non attraversare gli stradoni. E piccola curiosità, i biglietti della metropolitana costano 1,60, che sarebbero all'incirca 80 centesimi. E come tutte le mattine si parte vestiti con la giacca e poi fi si finisce per spogliarsi perché fa caldo al sole. Una fontana stranissima questa. A me sembra una pipa, ad altri sembrava una lingua. Allora, siamo in un parco bellissimo in centro, c'è una fontana splendida qua, tanto verde, il Grand Hotel Sofia, dove andremo la prossima volta. E dietro alle nostre spalle c'è il Teatro Nazionale Ivan Vazov. Sì, esatto. Bellissimo. E questi magnifici colori autunnali. Ovvio, quelli non mancano in questa stagione. Qui è tutto dedicato a Ivan Vazov, scrittore e politico. Dal teatro che abbiamo passato alla strada, al museo in cui dovremmo andare noi. Carinissima sta cabina telefonica. Che fantasia questo street food, mangi e piangi. Va bene. Siamo usciti da questo museo interessante, alla casa di questo Ivan Vazov, che è stato uno dei più grandi scrittori bulgari. Considerato il patriarca, sì, il della patriarca Bulgaria. della letteratura bulgara, è stato ministro dell'istruzione per 2 anni, dal 1895 al 97 all'incirca. La signora molto carina, peccato che non spiaccicasse una parola di inglese. E anche il museo era tutto in cirillico, c'era solo una scheda in inglese che spiegava 4 cose. Era bello. È costato 15 leva, ovvero 5 leva a testa, tranne Matteo che ovviamente non paga. Mi piace mangiare qua all'aperto, in questa bella piazzetta.
Quindi cosa abbiamo preso per pranzo, Vale? Abbiamo preso una banizza con le salsicce. Quella lì? Ok. Fai vedere che misura ha? È abbastanza grossa. Poi una croissant col sirena. Sirena, formaggio. Sì. Col blueberry, quindi la marmellata di mirtilli. Sono tutte enormi. Guarda questo. Veramente. 6,60 oggi. Come Vale? E a te piace? Sì. La panizza con la salsiccia. Molto buono. Il croissant col sirena ti piace? Sì, buono. Ovviamente c'è anche della roba avanzata di ieri, dei piselli a cui abbiamo aggiunto il parmigiano e dell'insalata con il formaggio sirene. Di ieri. Esatto. Non si butta via niente. Giusto Matte? E si risparmia anche. Pranzo finito e adesso si va a fare una passeggiata, un giro in libreria. Andiamo a visitare la chiesa? No. Perché? Perché c'è un funerale. Lì c'è il carro funebre. E quindi fai 2+2, ci sarà il morto dentro e niente. Che bello. Tra l'altro non sapevo che gli ortodossi facessero i funerali come noi. Borghi, abbiamo comprato 2 prugne. Prezzo 60 centesimi di leva. Oggi non siamo fortunati qui, il caffè è già il secondo che troviamo chiuso. Cosa ne pensi, Vale? Ce ne sono tanti altri. Abbiamo preso queste due cose, cappuccino e biscotto, 8,30 lev, all'incirca 4 euro. Allora, giusto per essere trasparenti, vi faccio vedere anche quello che ha comprato Valentina e quanto ha speso. È andata in libreria, ha preso alcune cose, le piacciono comprare libri, souvenir vari. È vero, non è una cosa indispensabile, però giusto per avere una comparativa dei prezzi vi faccio vedere cosa ha preso e quanto ha speso. Allora, ho comprato delle cartoline che mi piacevano, un po' particolari, così disegnate. Questa è la cucina bulgara, e poi altre cartoline per 15 leva. Una, due. Ok, bella quella. Tre. Ok. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Quattro, cinque e sei. Comunque sono 6 cartoline. Poi ho preso, siccome a me piace la storia e non ne ho trovati altri, ho preso un libro in francese sulla storia della Bulgaria. La Rose des Balkans. La storia della Bulgaria dalle origini ai nostri giorni. Quanto è costato il libro? 35 leva. Aspetta, non è finito. Okay. Perché poi qualcun altro ha preso una matita, una gomma mignon e un temperino formato mignon. Sì. Tutto ciò per la cifra di 51 leva e 60 all'incirca. Ok. E adesso siamo in questo bellissimo parco in attesa di andarci a mangiare la pizza e di andare a casa a preparare i bagagli, che domani si parte. Ti dispiace? Sì, decisamente. Sono che ti dispiace di partire? Sì, sono triste. Allora ti lasciamo qua. L'imbarazzo della scelta sulle fontane. C'è quella più alta per bere, quella media e quella piccola. C'è pure la festa folcloristica bulgara con tanto di musica e balli locali. Veramente bello, una bella atmosfera. Ragazzi, ma questo qui sarebbe un mezzo della TV bulgara? Va bene. Solo questa parte qui è più alta di me. Abbiamo prenotato per le 7 il locale di fronte a casa nostra e riusciamo a restare in ritardo pure sto giro. Un minuto. Sono già le 7.01. Non è possibile. Dai. Questa è casa nostra. E lì c'è il ristorante. E che olio d'oliva sia. No, ma vai, no, andate pure. La mia è la pizza al carbone, mi capita. Allora, abbiamo finito la cena, buonissima. Abbiamo preso 4 pizze, 4 Coca-Cola e 4 dolci. E abbiamo speso 105,20. Ok. Leva.
provatissimo. Direi che era buona la pizza. Sì, e anche il dolce. Ottimo. Allora, espresso 50 cent di Lev. E io mi prendo una cioccolata 60 centesimi. Caffè, espresso e cioccolata in metropolitana 1,10. Ottimo. Allora, abbiamo preso 3 Nescafè per domani più un pacchettino di Tic Tac di quelli X Fresh che dovevamo provare. Totale 2,55. Allora ragazzi, questa è stata una delle nostre giornate. Volevamo farvi più o meno vedere come possono essere i prezzi da queste parti, ovvero a Sofia. Noi comunque siamo stati in città, al di fuori della capitale i prezzi sono ancora più bassi. E mi sono scritto qualche appunto con il totale. E se non contiamo i soldi spesi in libreria da Valentina, il totale fa 152,40 lev. Che tutto sommato per 4 persone facendo colazione, pranzo molto a risparmio, ma comunque una cena abbastanza costosa, ci sta. Se invece contiamo anche quello, il totale va a superare i 200 leva, fa 204,20, poco più di 100 euro, che tutto sommato contando le 4 persone è comunque poco. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a lasciarci un like, a iscrivervi al canale e come sempre noi ci vediamo con altri video dalla Bulgaria e non. Ciao ciao! Every day I reach out to you.